Siamo con Umberto Torelli, giornalista nelle redazioni di Economia e Eventi e Viaggi del Corriere della Sera, oltre che un amico di lunga data di fare i conti con l'ambiente, insomma, che quest'anno è alla 15ª edizione. Un'edizione che ibrida, diciamo, il format tradizionale di partecipazione in presenza con un format digitale quest'anno, motivo per il quale siamo qui con Umberto. E il tema, in effetti, è proprio quello della pandemia. E che cosa abbiamo imparato e cosa ci aspetta? Ok, sì, io, come dire, io c'ero la prima volta, me lo ricordo perfettamente, ci sono le foto che lo testimoniano, c'ero una bellissima iniziativa che poi è andata avanti fino a oggi. Il fatto che sia ibrida, vabbè, sì, ci interessa, ma non più di tanto. Come dire, quello che ci dobbiamo dire lo diciamo ugualmente. Allora, l'argomento che abbiamo scelto e che ho sottoposto agli organizzatori è proprio questo: cercare di capire, visto che tutti lo speriamo e siamo in uscita da questa malefica pandemia, quali sono le cose che ci ha lasciato e cosa abbiamo imparato. Perché? E perché non è che possiamo essere negativi su tutto, cioè qualcosa di positivo ci ha lasciato e vedremo di analizzarlo insieme. Questa è la prima slide che vi propongo perché mi è rimasta particolarmente impressa. Questo signore è Francesco Menchisi, che guarda caso è un ravennate, è anestesista a Santa Maria delle Croci e è una delle persone che si sono più prodigate durante i 2 anni malefici, soprattutto all'inizio. Per questo Time lo ha preso e lo ha scelto proprio come eroe. Eroe perché sono quelli che hanno salvato proprio tante vite. Quindi partiremo da questo. Io ti farei una domanda a questo punto. Che cosa significa l'era del cigno nero? Sì, questa metafora è stata presa. Come dire, come un esempio, perché calza perfettamente con quello che ci è capitato. Allora, cigno nero, innanzitutto due parole, che cos'è? Allora, cigno nero è un'espressione che è stata coniata e era valida fino a inizio 1800, perché sostanzialmente dai romani in poi, tutti pensavano che i cigni fossero rigorosamente bianchi. Quindi dire ho visto un cigno nero era proprio l'esempio di evento eccezionale che capitava una volta, una tantum. Soltanto quando gli inglesi arrivarono in Australia, quindi fine 1700, loro scoprirono che invece c'era una razza di cigni neri. Comunque, l'idea del cigno nero è stata presa anche da questo Nassim Taleb, che è un filosofo matematico. Lui è libanese, ma vive da anni e anni negli Stati Uniti, e ha scritto un libro e l'ha fatto diventare il simbolo. Quali sono le caratteristiche? Guardate, le vediamo velocemente. Cigno nero, evento raro e imprevedibile con rilevante impatto socio-economico. Ci siamo. È il nostro perché vediamo e stiamo ancora valutando quali sono tutte le rilevanze economiche che ci ha lasciato. Quindi il numero uno è perfetto. E il numero due ancora di più perché è impossibile calcolare inizio e fine con metodi scientifici. Lo sappiamo ormai dal febbraio 2000, sono passati 2 anni abbondanti, molto abbondanti, e effettivamente nessuno ci sa dire quando finirà. Non esiste un metodo scientifico, anche perché abbiamo scoperto e stiamo scoprendo, come dire, lavori in corso. Che con tutte queste varianti, chi lo sa, la pandemia poi diventerà endemica, diventerà qualcosa
con cui dobbiamo comunque convivere? Non si sa. Questa è la seconda caratteristica del cigno nero. La terza, anche qui ci siamo perfettamente. 100% produce incertezze e distorsioni psicologiche. Allora, inutile negarlo, anch'io ho tenuto duro per diversi mesi, ma poi quando mi fermavo da solo, come dire, nel buio e nel silenzio a meditare, come dicono le scritture, e no, ho scoperto che anch'io ho avuto, come dire, le mie distorsioni psicologiche. Questa è una delle cose con cui dobbiamo fare i conti, va accettata e va superata. Direi, forse Umberto, propongo questa riflessione che un altro aspetto che ci ha portato effettivamente il Covid è sono nuove parole sostanzialmente, nuovi modi, nuovi significati. Quindi quali sono queste nuove parole dal tuo punto di vista? Allora, sicuramente queste nuove parole che ci ha lasciato il Covid, ce ne sono, adesso ne vediamo qualcuna, le principali. Allora, la prima è questa, infodemia, che ovviamente viene dalla, come dire, contrazione, dalla crasi di informazioni e pandemia. E perché abbiamo scoperto che prima di tutto siamo rimasti bombardati letteralmente da informazioni che spesso erano discordanti fra loro. E sapete che in un uomo non c'è cosa peggiore che dire una cosa, il suo contrario, oppure così, ma è anche cos'ha. E l'abbiamo visto tutti e verificato tutti con le varie situazioni, mascherina, quando si mette, ma si può, non si può, tutto il discorso del Green Pass, ma è lecito, non è lecito. E questo ci ha lasciato come parola, diciamo, basilare questo discorso delle fake news. Quindi il fatto che d'ora in avanti non dobbiamo accettare come oro colato quello che leggiamo, soprattutto delle letture fatte, come dire, in rete, su internet. Dobbiamo verificare, essere sicuri, guardare più fonti, confrontarci. Ho trovato su internet questa foto, questa slide che mi è piaciuta subito e uso perché dà proprio l'idea dello stato in cui siamo. In media stat virus. Sapete che il detto latino è in media stat virtus, cioè nel mezzo sta la virtù. E invece su questo muro, sinceramente non so di quale città sia, chi ha avuto quest'idea ha lanciato un messaggio che è chiarissimo. Cioè a questo punto il virus è quello che ci ha governato in questi 2 anni, soprattutto dal punto di vista psicologico, e ci governa ancora. E questo si porta dietro anche quest'altra che sta diventando sempre più una verità. Dati e informazioni sono il petrolio del XXI secolo. Più andiamo avanti, più il fatto di riuscire, come dire, a gestire nel bene e nel male, questo da parte di chi governa, da parte di chi ha l'informazione, questo discorso dei dati, e vediamo cosa succede anche nel settore tecnologico con i big data, col cloud, con queste nostre informazioni che sono disperse completamente in rete, che ci scappano di mano. E noi, una volta che abbiamo postato su un social un qualsiasi commento e questo incomincia a circolare in rete, sapete perfettamente che nessuno lo può fermare, nessuno lo può cancellare. E questo rimarrà lì per sempre, chi lo sa. Quando scopriremo che stiamo vivendo l'era dei dinosauri del cloud, qualcuno fra 100 anni ci scoprirà cosa abbiamo detto. Ok, quindi anche questa è una cosa da tenere in considerazione.
Un'altra, diciamo, oltre a quelle che tu hai proposto come riflessione specifica, un altro termine che sicuramente, come dire, è entrato nel linguaggio in qualche modo comune, perché negli ultimi anni si è sentito molto, è il termine resilienza. E quindi io ti chiederei come dire, la tua interpretazione, ecco, di questo termine. Sì, guardate, questo è una tematica, un termine veramente importante. Io qui, come dire, vi lancio due o tre input, come si dice in gergo, e poi cercate, datevi da fare, come dire, approfondite. Allora, resilienza era di fatto un termine, ma usato borderline, cioè in pochi. Sapevano cosa fosse, adesso ci abbiamo pure fatto un piano nazionale. Cosa vuol dire? Allora, la resilienza rispetto alla resistenza è la capacità di un sistema biologico di adattarsi al cambiamento. E è quello che è successo con la Terra, con la natura, con tutti i sistemi. Non solo l'uomo, ma tutti i sistemi biologici. Cioè il cambiamento è alla base del nostro sviluppo anche darwiniano, che poi riprenderemo. E guardiamo insieme, questa è bellissima, a me piace tantissimo, quest'albero tutto distorto, ok? È chiaro, guardando anche l'erba che ci sta sotto, che qui siamo di fronte a un fenomeno di zona ventosissima e la pianta, anziché spezzarsi, ok, come avrebbe fatto un alto fusto, magari se era una pianta di 30 metri, vento oggi, vento domani, dopo 8 anni si sarebbe potuta spezzare. Questa no. Guarda, è meraviglioso vedere, lei si è adattata, si è tutta contorta. E però continua a vivere. Certo, vive storta, chi se ne frega, ma vive. Vive e la sua resilienza l'ha portata a adattarsi all'ambiente, quindi adattarsi a quello che sta intorno. Quindi in qualche modo l'idea che trasformarsi possa essere anche un'opportunità in qualche modo. Certo, questo è quanto diremo poi nelle prossime slide. Come dire, il solito bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Perché continuare a fare il muro, andare contro? Se noi in qualche modo riusciamo ad adattarci e a seguire quello che è il corso degli eventi, la situazione può esserci anche favorevole. Guardate, c'è un'altra situazione che a me piace tantissimo. Vabbè, io sono appassionato di Oriente, quindi, come dire, l'ho trovato subito. Il kintsugi, questo termine giapponese, ovviamente, è l'arte della resilienza perché dalle ferite e dalle imperfezioni nascono le nuove perfezioni, perfezioni estetiche e interiori. Com'è nato questo termine? Allora, i giapponesi sapete che è il paese in cui c'è la perfezione, no? Allora, nel 1400, io sono andato a vedermelo su internet, guardatelo anche voi, un imperatore giapponese, ok, aveva rotto, così dice la storia, una delle sue porcellane preferite, l'ha data da aggiustare e gliel'hanno resa sostanzialmente graffettata. Cioè, in qualche modo i cocci sono stati rimessi insieme, ma glieli hanno rimessi insieme in un modo veramente improponibile. Ok? Lui si arrabbiò tantissimo. Naturalmente possiamo supporre cosa ha fatto a quegli artigiani, e qualcuno tentò di mettere in atto quest'arte che vedete qui. È l'arte in cui le rotture vengono saldate
con questa polvere d'oro che viene in qualche modo messa sulla crepa, riassemblata, e quello che era il coccio rotto prende una nuova vita, diventa un oggetto. Ricordatevi, la parola che mi piace molto è unico, unico nel suo genere. Guardate questa tazza, questa chicca, il brico. Questo ci porta a dire che la tecnica del kintsugi, cioè della resilienza, ci porta, e questa immagine è bellissima da vedere, cioè questa immagine di un volto che, come dire, è crepato e patito, un volto che ha subito, come dire, diciamo delle violenze fisiche, magari anche psichiche, che viene in qualche modo riassemblato. Questo diventa un unico, e la persona può reagire, reagisce facendo in modo che le cose negative, in pratica capitate, possano essere trasformate in opportunità. Questo direi che porta anche un ragionamento dal mio punto di vista, ovvero da una tecnica giapponese del 1400 che tu concettualmente hai, come dire, spiegato e attualizzato, l'idea che nel contesto attuale ci sia un elemento ulteriore, ovviamente, che deve essere inquadrato, ovvero la tecnologia, cioè l'high tech e quello che è correlato quindi al discorso della tecnologia con la pandemia, in questa logica. Certo, certo, è vero. Allora, io in questo contesto vi do solo un numero. Nel 2021 sono stati venduti 349 milioni di PC. Allora, PC vuol dire computer, tablet, dispositivi digitali per l'uso, diciamo, domestico e anche business. Questo lo dice IDC, quindi verità, verità vera. Con una crescita del 28%, quindi addirittura un terzo in più, tantissimo nel settore high-tech. Perché? Che cosa è successo? È successo che sostanzialmente con il Covid, con il lockdown e la pandemia, siamo dovuti restare in casa di più, ma ovviamente non a lazzaronare, ma a lavorare. Questo ha portato un'impennata del settore tecnologico, non solo nelle vendite, ma adesso vedremo anche nella contestualizzazione delle idee, nello sviluppo delle idee. Allora, questa è un'immagine nota a tantissimi, a tutti, perché nel picco della lockdown 8 lavoratori lavoravano da casa in smart working, hanno dovuto, chi non lo aveva in qualche modo, hanno dovuto attrezzarsi, e ecco, vabbè, questo primo effetto che è quello dell'incremento. Ma non è questo quello che conta, è che la pandemia ci ha fatto entrare in un periodo di incertezze lavorative. Cosa vuol dire? Vuol dire che da adesso, soprattutto i giovani, ma anche tutti gli altri, anche i millennials, anche chi ha 50 anni e più, che deve rimettersi in pista, deve imparare a imparare con la formazione continua. Cioè, finita l'epoca che hai studiato da fare il ragioniere, farai il ragioniere, questa è finita da un po', adesso la nuova, come dire, litania è imparare e imparare. Ovviamente il modo di imparare cambia. I ragazzi l'hanno assolutamente sperimentato con la DAD, ok? È stata demonizzata, non fa socializzare. Certo, sono d'accordissimo. I bambini quando vanno a scuola, elementari, medie, superiori, tutte, gran parte dell'apprendimento avviene con la socializzazione. Però a casa, come diciamo noi a Milano, piuttosto che niente, meglio piuttosto, hanno comunque potuto
andare avanti, seppure con fatica, nell'apprendimento. E, diciamo, in questi 2 anni, dato che, come dire, sono stati 2 anni di rivoluzione in qualche modo, e data la tua attenzione alle nuove tecnologie, quali ritieni, o se ce ne sono state, di nuove tecnologie che hanno, come dire, proprio sono emerse in funzione di questo cambiamento? Sì, indubbiamente, diciamo, sembra incredibile, ma evidentemente questo è il primo effetto di come l'uomo ha reagito, perché abbiamo avuto un'impennata nelle applicazioni, nei software, ma anche nelle realizzazioni pratiche di questi due argomenti, realtà aumentata e virtuale. Vuol dire che in questi 2 anni, in qualche modo, abbiamo cercato di ovviare, per quanto è possibile, alla mancanza di socializzazione con questi mondi virtuali. Allora, attenzione, è logico che non è la stessa cosa, assolutamente. Però anche qui questo ci ha portato a, come dire, avere nuove prospettive nel mondo digitale. E questo signore che vediamo qui, che vediamo bene, è Mr. Zuckerberg. L'anno scorso, a ottobre, quindi ottobre 2021, ha avuto quest'idea di lanciare il metaverso, quindi Meta, questi mondi virtuali. Siamo ancora all'inizio, perché il grosso problema rimangono i device, quindi le mascherine, che probabilmente queste maschere 3D saranno sostituite con occhiali, però quello che conta è che lui ha avuto questa idea criticata ancora, in via di lancio, quindi siamo agli inizi, però da ottobre a oggi, pensate, se guardate, non c'è giorno che grandi aziende abbiano già capito che si può entrare nei mondi virtuali di Meta con nuove piattaforme. Vedete, questa è una piattaforma di quelle che sono le videochiamate. Le videochiamate le faremo, nel bene o nel male, andando avanti, con i nostri avatar, che si possono parlare, scambiare informazioni, come stiamo facendo noi, in modo, come dire, un po' misto, perché l'immagine qui è ancora tradizionale e analogica. È stato un primo passo, anche questo è dovuto alla, come dire, resilienza, cioè al fatto che comunque abbiamo cercato nuove prospettive, e siamo all'inizio, vedremo cosa succede. Beh, allora, a questo punto una domanda che ritengo necessaria. Dal tuo punto di vista, come usciremo da questo periodo del cigno nero che proponevi all'inizio come ragionamento? E guardate, secondo me usciremo innanzitutto poco per volta. E a farci uscire sono loro. La Gen Alpha, Generazione Alpha. Generazione Alpha sono i nativi digitali, cioè i nativi dopo il 2012, che vanno a associarsi ai nativi digitali, che invece sono quelli a cavallo dal 2000 in poi, quindi tutti i ragazzi anche sopra i 20 anni. Però sono proprio loro, guardate, è impressionante, guardate come utilizzano il dito, cioè, ma noi non lo facevamo, come dire, questo dito che scorre, che fa il touch, che fa l'ingrandimento, questo è il segno che questi bambini, questi sono proprio la generazione alfa, sono quelli che ci porteranno avanti, assorbiranno il cambiamento e, diciamolo pure, sono quella che è la nostra speranza per un futuro, un'uscita dal futuro che tutti vogliamo sia al più presto e comunque con maggiori prospettive per tutti. Ma non può che essere così, perché io ci ho pensato mentre preparavo questo incontro,
è questo signore che ci ha scoperto tutto quasi 200 anni fa, Darwin, nell'evoluzione della specie, che fra l'altro lui ha studiato su degli uccelli, su degli animali, cioè non, noi pensiamo a chissà cosa. Invece il suo ragionamento è molto semplice. Lui ha scoperto che proprio nelle difficoltà, proprio nei momenti in cui l'uomo esce dalla sua famosa zona di conforto, la famosa capannina dove stiamo al calduccio con le nostre cose, ebbene, durante quei momenti lì, l'uomo esprime il meglio di sé, l'evoluzione va avanti. L'uomo è assolutamente un animale adattativo, nasce per la resilienza. Ok, io mi fermerei qui di materiale su cui pensare, come dire, da metabolizzare, ne avete abbastanza. Un caro saluto, ciao a tutti.